Solo due parole di benvenuto, sarò brevissima, giusto perché sono molto contenta che siate qui, soprattutto di condividere questo momento con voi qui in queste cantine storiche. Un po' perché il nostro Pan Peter diciamo che è uno di famiglia, non a caso si chiama Pellegrino. Poi perché siamo qua per donare il sorriso a una bimba dagli occhi dolci e anche per qualcosa non scontato e assolutamente non banale, e soprattutto perché abbiamo la possibilità anche di sederci e concederci un po' di tempo e passarlo con la musica, che è una cosa bellissima e che è una crescita dell'anima. Con queste parole vi lascio e diamo spazio alla musica. Grazie. Grazie a tutti quanti, buon pomeriggio e benvenuti in questo luogo magico di per sé, a prescindere dalla musica. È un luogo dove si respira magia, dove si respira storia. Guardate questa copia della nave punica, ne conosciamo tutti la storia, ma averla qui accanto è veramente un'emozione. È un luogo dove si respira storia, ma si respira anche storia dei nostri anni, ma si respira anche la storia del nostro territorio. Sentite che profumo dei fusti di rovere inibiti del nettare sublime della nostra terra, quel Marsala che il bisnonno Carlo Pellegrino, che mi guarda da lì da quella statua, ora sono per te, e mi guarda da lì e vede la lungimiranza di capire che poteva essere uno sviluppo per il nostro territorio. E grazie a lui, grande imprenditore, come tanti altri ne sono venuti in seguito, il nome della nostra città di Marsala, il nome del Marsala, è famoso in tutto il mondo. Quindi posso solo dire grazie a tutto questo, grazie alle cantine Pellegrino, grazie alla famiglia Pellegrino, da Pietro, a Lagna, a Paola, a tutta la famiglia, a Beluccio Renda, che ringrazio tutti quanti perché hanno creduto in questo progetto e mi hanno detto sì, è nelle nostre corde, facciamolo, ubriachiamoci di musica, ed è bellissimo, quindi grazie sempre. Quindi un applauso per me. Anche perché li ho pressati continuamente a loro, a Maria Chiara, a Bellina, veramente poverina, non mi sopporta più come buona Giuseppe. E poi niente, poi ringraziare anche i fratelli della Costa della Tavola di Mozia, grazie al quale nasce tutto il progetto. Poi vi spiegherò come è nato navigando. Noi viviamo di mare, ma viviamo anche di arte, di cultura e di tradizione del mare, e questo lo stiamo vivendo, molti di noi ci conoscono, nel nostro territorio, grazie anche a Pietro Aragna, che è stato il fondatore della Tavola di Marsala nel 1960. E poi volevo ringraziare i miei più stretti collaboratori, ringrazio tutti i musicisti, lo farò dopo, ma i miei più stretti collaboratori con il quale è nato questo progetto, che non doveva in realtà esistere, perché quando io lo scorso anno decisi di fare una piccola raccolta dei miei brani così da tenere per me, dissi a Salvatore, il nostro percussionista Saltimbal, che ha una bellissima sala di registrazione, dissi: Salvo, mi fai registrare qualcosina così da tenere per me? E va bene, vieni. E iniziamo la sera, la notte anzi, di notte, a registrare, perché di giorno ancora andavo in farmacia, poi ne sono quasi andato più perché venivo a provare, infatti papà mi guarda storto. Ma ritorno, dopo stasera ritorno. E Salvo cominciò a registrare, però veniva molto sentito, era molto intenso il nostro percorso musicale. E lui mi fa: ma qua perché non mettiamo un violino? Senti, poi ci sarebbe bene. E qua un violoncello mi piacerebbe, è un sassofono, è un'arpa, è il buzuki, è la tromba, è la fisarmonica. Insomma, in poco tempo mi ha ubriacato e ho detto: vabbè, proviamo, chiamo un po' di vediamo chi posso trovare. Ho avuto la fortuna di essere stato per due concerti ispettore d'orchestra del maestro Antonio Bono, e mi ha permesso di conoscere molti musicisti. Poi conosco molti musicisti del nostro territorio, ho fatto
fatto un giro perlustrativo e man mano che chiedeva il proponevo mi dicevano tutti sì, che bello, mi sono trovato veramente quasi stonato, ma si è creata una vera e propria orchestra di solidarietà che ha creato questa sinfonia di passione che veramente mi ha emozionato. Ben 18 musicisti sono stati chiamati, ben 18 mi hanno detto sì, e io veramente non posso fare altro che ringraziarli, a questi qui e gli assenti che purtroppo non ci sono. Ora li nominerò comunque tutti. E poi, grazie alle notti da salvo, abbiamo iniziato a registrare. Ho incontrato prima Marco Bizzo, col suo sassofono, che è veramente un virtuosismo assoluto, e mi ha seguito un'avventura in concerti bellissimi, come la settimana scorsa alle Albe Romane a Marettimo, un'emozione fantastica, suonare all'alba le case romane con quei colori, rosso, viola, indaco, è un'emozione. Io ho suonato molto la mattina, ma ho più pianto che suonato, tu mi hai visto, è stato molto emozionante. Poi ho incontrato Filippo Calascibetta, altro fiato d'anima della musica, che ha registrato il suo brano come tutti. Io pensavo, beh, questo è chi lo vede più. E invece da quel momento è nato, è sbocciato veramente un rapporto quasi simbiotico di incontro fra musica e amicizia. È nata un'amicizia veramente sincera, anche perché con lui condividiamo l'essenza di due strumenti che sembrano non fino quasi tra di loro, invece si sposano molto, molto bene. Grazie Filippo, veramente. E poi gli altri, l'arpa. Come si fa a descrivere l'arpa di Gaia? L'arpa di Gaia è l'arpa di Gaia, è meravigliosa. È anche lei conosciuta sul palcoscenico orchestrale e via. E poi tra poco ci sarà pure Maria Luisa Palla con il suo fiato, altra emozione. Grazie a Manolo Linares, che ha creato una copertina del CD, e appena la vedrete, spero che qualcuno di voi la prenderà e lo aprirà, è un'opera d'arte anche quel CD, è un capolavoro di disegni molto bello. E così come Vito Di Girolamo, uno più uno, che ha creato il CD, l'idea del CD, il nostro Alvin Nizza, che fa delle foto passion events molto suggestive, e l'associazione Marettimo, gestisce il Museo del Mare a Marettimo, che mi ha accolto ogni settimana, mi ha fatto andare a Marettimo e mi hanno ospitato, e abbiamo ogni sera che c'era la presentazione del libro, io ero lì a suonare e abbiamo raccolto tanto per la bambina. Marettimo è un'isola meravigliosa, ma anche lì non me la devo raccontare io. E infine, l'ultimo ringraziamento dovuto alla mia famiglia, a mia moglie Sonia, ai figli Carlo e Lucia, che purtroppo non sono qui, perché viviamo in una terra meravigliosa, ma maledetta, dove purtroppo non c'è lavoro. E sono sparsi per l'Italia, in Trentino, in Toscana, ovunque, per lavorare. Purtroppo questo è un altro discorso, lo si può affrontare in altre sedi, ma perdiamo veramente i giovani più validi del nostro futuro. Stiamo diventando veramente un paese per vecchi, veramente. Io invecchierò qui, io non me ne andrò più. Ma è triste non trovare più giovani. Pazienza. E basta, direi che con le chiacchiere abbiamo finito. Manu, ecco, ho dimenticato anche Manu, il nostro musicista, Manu Francese, è vero, il nostro Emanuele Renaud, che è anche pittore, che fa tutto. E fra l'altro ha realizzato quel quadro che vedete lì ad Ancona, accanto ai CD, dedicato all'immagine di Jesil, che fra l'altro ha messo in vendita gentilmente e ci darà i proventi per la costruzione della capanna di Jesil, e poi vi spiegherò come. E ora basta chiacchierare. Come dice la Salvo, buon viaggio a tutti voi. Thank you.
Peter è stato sempre il personaggio dei miei sogni. È stato sempre un'immagine per me. Poi Pan, lo strumento si chiama Hand Pan. Io mi chiamo Peter, Piero, quindi è il mio nome, ma Peter, ripeto, è il folletto, il fanciullo che è in tutti noi e che alberga nel nostro spirito. Qualcuno magari no, però insomma, ce l'abbiamo tutti dentro, lo sappiamo. Pan Peter, scritto al contrario, non Peter Pan, perché la vita ogni tanto ci regala delle triste situazioni, ci regala delle bruttezze veramente antipatiche, e io le accetto così per come sono, per come mi si vengono propinate. Sarò io poi a capovolgere a mia immagine e somiglianza, sono io che dalle negatività devo trasformare l'oggetto della negatività in energia, in passione. Sono io che devo guidare la mia vita, non deve essere la vita a guidare me. Quindi sono io che voglio quello che accada, per quanto posso. Ecco perché Pan Peter. Il progetto. Perché siamo qui stasera? Non solo per ascoltare un po' di musica che è sempre gradevole, sempre piacevole. Siamo qui perché lo scorso anno un nostro fratello della costa, Vincenzo, d'inverno lui naviga tantissimo e si trovava alle Filippine, un luogo meraviglioso dal punto di vista naturalistico, però bisogna dire, lo sapete pure voi, che se su 4.000 isole 300 sono meravigliose con resort e spiagge fantastiche, le altre 3.000 e passa sono belle, sì, però dotate di una povertà assoluta purtroppo. E navigando fra le isole, Vincenzo è sbarcato su una piccola isola, grande quanto Mozia, una piccola isola dove si trovava un piccolo villaggio. E lì ha incontrato, si è scontrato con una piccola bimba, Jessil, la nostra Jessil, una bimba di 4 anni e mezzo, ora 5 anni, che viveva in condizioni purtroppo così un po' disperate. La capanna che avete visto prima, un pochino di lamiere diverte dai monsoni e tifoni che si abbattono continuamente su quella zona del Pacifico, senza papà che se n'è scappato, la mamma non mi dico niente, vive con 7 cuginetti ed è l'ottava cuginetta in termini di considerazione. Le abbiamo comprato qualcosina, vestitini, giocattolini, ma non basta. Abbiamo deciso di ricostruirle la casa, che in fondo non è una casa, è una capanna, perché lì l'isola è piccola, bisogna sempre creare qualcosa sullo stile di quello che si trova sull'isola. Allora abbiamo iniziato questa raccolta fra di noi, ma non basta. Allora abbiamo continuato a raccogliere, chi ha fatto le torte, abbiamo venduto le torte, chi ha scritto un libro, parte dei proventi del libro sono andati in questo fondo. Manu ha dipinto quel quadro e i proventi andranno alla piccola Jessil, però Manu grazie. Io che oltre a termometri e aspirina non posso vendere, ho detto qualcosa me la devo inventare. E visto che da un paio d'anni conosco questo stupendo strumento, ho detto facciamo qualcosa, proviamo. E guidato anche da Salvo, ho detto perché non trasponi l'idea del progetto in musica? E così è stato. E così è stato e abbiamo creato questo CD, grazie anche, come detto prima, alla presenza di tutti i musicisti che hanno creduto nella musica, nella condivisione e nella solidarietà. Avrei il piacere, perdonatemi, ma mi sembra giusto nominare chi sono i nostri compagni di viaggio. Aldo Bertolino al flicorno, Gregorio Caimi al bozzuchi, Filippo Calascimetta al violoncello, Mauro Carpi al violino, Enrico Caruso al handpan, Gaia Di Girolamo all'arpa, Sonia Luisi ha fatto le foto del CD, ma con Leg Shaker ha dettato i ritmi e poi la sopportazione di un marito praticamente assente, Emanuele Renaud Manu al flauto e al mandolino, Nino Mezzapelle al contrapasso, Giuseppe Milici all'armonica, Natale Montalto alla fisarmonica, Maria Luisa Pala al flauto traverso, l'ascolteremo dopo, Marco Pizzo al sassofono, Piero Pellegrino alla chitarra. Piero Pellegrino sarei io, ma per ora sono Pan Peter, ma ho suonato anche come Piero Pellegrino, poi vi racconto la storia della chitarra.
Ceo Toscano al violoncello, Tubaruia al didgeridoo. Mi è arrivata questa testimonianza dall'Australia, c'è tutto il mondo qui, c'è l'India, mi hanno mandato file dall'India, dall'Ucraina, dal Messico, abbiamo coperto 25 continenti, è veramente, l'ho detto, una sinfonia di solidarietà. E poi saltimballa alle percussioni e agli scrusci vari, dico scrusci perché mentre registravamo sentiva qualche rumore particolare e allora non avevamo il triangolo, abbiamo preso due chiavi inglesi, abbiamo fatto suonare, sentiva un fruscio, siamo usciti fuori, abbiamo preso un cespuglione, sentiva il rumore dell'acqua, abbiamo preso la bacinella, la scolapasta e buttavo l'acqua e lui la raccoglieva e registravamo. Insomma, ci siamo divertiti, non abbiamo fatto i musicisti, diciamo, però è stato divertente, abbiamo viaggiato insieme. Quel viaggio che abbiamo fatto prima era Interstellar, che nel CD suona col flicorno Aldo Bertolino ed è di Hans Zimmer. Ora invece vi faccio ascoltare un'altra cosa. Devo dire una parola prima. Questo brano è di mio carissimo amico ucraino, che col quale da un anno e mezzo mi conosco e ci vediamo via Skype e dialoghiamo insieme e suoniamo insieme. Grazie a Skype si può suonare anche a distanza. E un giorno, un pomeriggio di un anno fa, in pieno periodo di bombardamento, lui vive a Cherkasy, a 40 km da Kiev, mentre lui si trovava in garage, perché in garage doveva vivere perché bombardavano sempre la città giorno e notte, mi faceva ascoltare questo brano con dei rumori di fondo. Io dicevo, Anton, per favore, aggiusta un pochino l'audio, sento dei fusci, dei rumori, del grattare. E lui mi ha risposto, no Piero, questo non è un rumore tecnico mio che posso sistemare, magari, dice, questi sono i bombardamenti che sono accanto a me fuori. Quindi finché sopportati questi rumori, perché il momento in cui non sentirai più cadere la linea vuol dire che io sono sotto un cumulo di macerie e ti ricorderai di me, di quest'ultimo brano suonato insieme. E lì mi sono sciolto, figuratevi, in lacrime. Fortunatamente lui è rimasto vivo e continua a suonare in giro per l'Europa. Ad Anton Strilets e a tutti coloro che soffrono per queste maledette guerre.
nasce in Svizzera, è uno strumento relativamente moderno, nasce in Svizzera intorno al 2000 grazie a due artigiani svizzeri che riescono a capire che unendo due carotte si crea una cassa armonica che regala dei suoni particolari. Il suo nome letteralmente significa hand, mani, pan, padella, strumento suonato con le mani. Ed è composto appunto da due calotte in acciaio dove sono presenti, l'avete visto, delle fossette che opportunamente lavorate, più larghe o più profonde, producono un suono armonico. Sono da 6 a 8 nella parte, da 6 a 9 nella parte superiore e da 2 a 4 in quella inferiore. Insieme danno questo suono particolare. In questo ultimo decennio sono nati tanti produttori, tanti maker, tanti artigiani proprio, artigiani da ars artis, creatori, cesellatori d'arte, ognuno del quale sa dare una propria impronta caratteristica. Un hand pan è diverso assolutamente da un altro hand pan prodotto da un altro produttore, appunto perché sono strumenti fatti a mano, l'uno diverso dall'altro. E ogni artista, artigiano, dà una sua profondità, perché dietro ogni martellata, perché si fa martellate, c'è un profondo di conoscenza, di sapienza, d'animo, che è necessario per far percepire il feeling al musicista che acquisterà quello strumento, perché si deve creare questo contatto, questa energia fra l'uno e l'altro, fra l'artista e lo strumento. Si può affermare appunto che sono strumenti veramente unici grazie all'anima che contengono, al loro essere armonico e melodico.
Era Le foglie morte, che nel CD è interpretato da Cea Toscano, violoncellista, altro grande strumentista col quale abbiamo suonato spesso al Duomo di Trapani. Ricordo, non so se conoscete Don Liborio, che a Trapani è un personaggio. Quando siamo entrati in chiesa, io col mio strumento ho detto: io queste cose moderne non le voglio, queste cose di metallo, assolutamente. L'abbiamo convinto, poi ci ha ascoltati, ha ascoltato la Memaria di Schubert, che è stata una cosa meravigliosa. Poi è venuto da noi e ha detto: che meraviglia, sembra una preghiera in musica, quando torni di nuovo? No, ora mi vuoi. L'abbiamo convinto. Grazie a Don Liborio. E con noi la splendida Maria Luisa Pala, che ho avuto il piacere di incontrare ovunque, sul palcoscenico con l'orchestra di Antonio Cono e soprattutto in un altro progetto che abbiamo vissuto. Abbiamo cantato, abbiamo suonato e cantato La Sicilia di Renzino Barbera, poeta siciliano meraviglioso che ho conosciuto grazie a papà, era un carissimo amico, mi ha trasmesso la passione per Renzino Barbera. Io ne ho fatto un cuore mio e ho disegnato su delle melodie che poi ho proposto ai musicanti e ne abbiamo fatto un CD e una tournée molto suggestiva. Quasi tutti sono miei. Un brano no, perché mi è stato cambiato. Di per lì mi ero arrabbiato, ho detto: ma perché avrete cambiato? Poi l'ho ascoltato ed era meraviglioso, naturalmente più bello di quelli miei, ed era di Maria Luisa Pala. Devo dire, all'inizio ho detto: ma perché? Invece è dolcissimo, lo sappiamo. Grazie a Maria Luisa, con la quale viviamo ora un viaggio in India, il volo di Prashant, è un mio carissimo amico, era composto un mio carissimo amico indiano, e mi ha detto: fallo tuo.
Grazie. Questo l'abbiamo fatto durare 3 minuti, 3 minuti e mezzo, ma certe volte tiriamo per un quarto d'ora, 20 minuti, perché ci incantiamo, proprio gareggiamo e ci assentiamo, non ne capiamo più niente, credeteci, no? Entriamo in fase mistica, trance assolutamente musicale. Come si suona questo strumento? Malefico. È facile, basta prenderlo, appoggiarlo sulle proprie ginocchia o qua su e... Ecco, questo lo devo dire, cambia il suonarlo così come lo vedete ora o sulle ginocchia, perché così è facile, comodo, ti puoi muovere facilmente, sei più libero. E fra l'altro sotto, come vedete, è aperto e vuoto, quindi il suono che se ne produce con la percussione, con la vibrazione conseguente, si propaga, quindi c'è un riverbero, un sostegno più prolungato ed è molto gradevole da ascoltare. Invece se lo suono sulle gambe ha vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che te lo puoi portare appresso comodamente, ovunque io vada, me vado a Elice, in montagna, in spiaggia, in qualsiasi posto, mi nascondo dietro un albero, me lo metto sulle ginocchia e comincio a suonare. Però la percussione che do io produce delle vibrazioni che vengono un po' attutite dalle ginocchia, quindi il suono è un pochino più cupo. Però devo dire che questa trasmissione di vibrazioni al mio corpo, io le sento, e quando suono per mezz'ora, un'ora, un'ora e mezzo, diventa tutto magia, perché tutto il suono, tutta la vibrazione, il mio corpo, il mio cuore, il mio sangue comincia a ribollire e sento questo afflato fra me e lo strumento, e me lo abbraccio, lo suono, io ci faccio l'amore proprio, ci parlo, me lo stringo, quindi diventa veramente un unico corpo, ma soprattutto un'unica anima. E vado e comincio a sognare, a viaggiare in questa cascata di sensazioni, di emozioni, di vibrazioni, come se suonare veramente fosse la mia anima. E viene creato questo suono armonico che avete sentito, che crea un... State attenti a questa parola che sto dicendo io, queste parole. Sono delle parole che poi riflettendo, ascoltandole e rileggendole, danno un acronimo delle iniziali caratteristiche. Crea una attrazione magica, ricordatevi le iniziali, attrazione magica. Una emozione, scusate, attrazione magica, una... La terza magica è una atmosfera rilassante, emozionante, quindi attrazione magica, atmosfera rilassante, emozionante, enigmatica. Quindi l'iniziale di amare. E quando in questo strumento che io dono sento la parola amare, io mi sciolgo. E quando poi siamo in questo posto così magico, come ho detto prima, di fronte a una nave che ha vissuto sul mare, siamo vicino a mare, quindi amare, allora tutto il mio cuore veramente è dedicato a questa esperienza mistica, come ho detto prima, che ci regala la musica e ci porta a una piena consapevolezza veramente del proprio sé e del mondo che ci circonda.
ci hanno trasmesso veramente le impressioni, bravo, si è scatenato. Fa anche peggio certe volte. Certe volte diciamo, ok, finisci, e noi finiamo, ce ne andiamo, andiamo a bere nell'altra stanza, e lui continua da solo, non c'è più, si assente, ci crea la vibrazione. E energia, veramente, energia pure certe volte, Filippo. Energia che noi sappiamo in natura, tutto è fatto di energia, e ogni particella energetica produce delle vibrazioni, vibrazioni che vengono misurate in Hertz. Ci sono le campane tibetane, i gong, hanno una frequenza di 432 Hertz, che per chi si interessa di discipline olistiche è la frequenza del cuore, la cordatura aurea. È anche della vibrazione della terra. Esatto, anche questo è vero, quindi dell'anima. E invece poi c'è la 440 Hz, che è quella che raggiunge un po' il chakra della mente. Bisogna entrare nel mondo olistico. E musicisti del passato suonavano, grandi musicisti come Bach, Beethoven, Mozart, suonavano con una 432. Ma anche moderni come Jimi Hendrix, i Pink Floyd hanno utilizzato la 32, ma sappiamo benissimo che la musica è musica, se tu la ami sia 432 che 440 ti regala sempre emozioni. Questo è uno strumento che viene molto utilizzato in musicoterapia o nelle pratiche yoga, nelle sedute yoga. Io stesso ho fatto parecchi incontri con le sedute yoga, perché appunto riallinea un pochino i chakra, i famosi chakra, e ha un impatto diretto, immediato sul rilassamento psicofisico, ma in ogni caso è musica, è meraviglia, siamo bene sempre, a prescindere dalla frequenza. Quello di prima era farfalle, nato perché vedevo nel giardino di casa sbalzare queste farfalle che stavo lì a filmare, mamma diceva, ma perché filmi sempre le farfalle? Ma io con quelle farfalle vedevo musica e mi ho fatto diventare musica. Ah, una cosa carina, al Carmine, suonando al Carmine, su questo brano, il concerto che mi ha fatto quest'estate, a un certo punto passa proprio all'inizio sopra di noi un gabbiano. Un gabbiano, mentre eravamo alle primissime note, abbiamo già uno spartito, piccolo spartito di mente, e c'era una parte da fare, lui. Ma passa sto gabbiano, fa tre giri facendo poi gabbiano e se ne va. Lui prende il balzo e da quel momento tutto il brano è stato con questo refrain divertente, con la gente è impazzita che cercava questi gabbiani. Ci siamo divertiti perché noi, ripeto, suoniamo per divertirci. Poi che
vi racconto un attimo di questa chitarra, che è la chitarra mia che quest'anno ha compiuto 50 anni. La chitarra che quest'anno ha compiuto 50 anni. Me la regalò mio nonno, Piero, il figlio di quel signore lì a statua, e quando uscì fuori come licenza della scuola elementare, mi portò fuori dicendo: andiamo, ti compro un regalo. Pensavo una bicicletta, un pallone, chissà che cosa. Invece mi portò da Curti a Mazara, la Maison de la Musique, e mi disse: ti regalo una chitarra. Chitarra da 10 anni, che ne devo fare? Chitarra è importante, perché la musica è importante. Tu nella vita potrai aprire la tua anima soltanto se saprai suonare uno strumento, se saprai vivere la musica ad ampio respiro. Sua moglie suonava, la nonna suonava il violino e il pianoforte, e abbiamo un passato di musicisti a casa, quindi la musica era per nonno qualcosa che doveva esistere anche nella presunzione. E mi regalò questa chitarra, quest'anno fa 50 anni. La portai in farmacia perché dovevo andare a registrare da Salvo, era il 16 giugno, l'anniversario, per i 50 anni della chitarra, per questo mezzo secolo, volevo regalare qualche nota, un omaggio al nonno, in realtà era un omaggio al nonno. Il 16 giugno, 50 anni dopo, mi entra in farmacia una persona che non era mai entrata in farmacia, era Giuliano Curti, nipote di Carmelo. Disse: tu qua che ci fai? Ma non sono venuto mai, la sua ragione, ma non lo so perché sono venuto qua, devo comprare una cosa. E gli ho detto: guarda, nulla è per caso, gli ho fatto vedere la chitarra che quel giorno faceva 50 anni e ci siamo emozionati tutti e due, ricordando i nostri nonni. Grazie. Grazie a nonno. Thank you.
Noi abbiamo avuto un pensiero, un brutto pensiero. Cioè, il pensiero è stato bello, ma la circostanza è stata brutta, perché sappiamo tutti, sapete tutti benissimo, che oggi pomeriggio si sono svolti i funerali della dolcissima Marisa Leo. Marisa era una donna solare, non voglio dire più niente, abbiamo detto di tutto e si dirà sempre di tutto, ma era una donna solare. E qualcuno ha detto, ma non è il caso di rinviare questo incontro di musica, di condivisione? E ci siamo trovati un attimo spiazzati. Sì, potevamo farlo anche fra una settimana, fra un mese, cambiava poco per noi. Però, visto che Marisa era una donna solare, il suo sorriso l'avete visto tutti, era una gioia, era amore puro. E abbiamo pensato che Marisa, che dedicando questo concerto, questo incontro a Marisa, forse lei avrebbe gradito tantissimo, perché lei era musica, perché era magia, era pazzia, Marisa. E quindi un pensiero veramente sincero di tutto cuore lo dedichiamo a lei. Ciao Marisa. Questo è il lento scorrere del tempo che purtroppo per certi argomenti è un tempo che scorre molto lentamente, non ci libereremo mai di certe situazioni, di certe violenze, e sarà molto lento purtroppo. Sempre il mio amico Anton
il mio amico Anton Strilet, l'ucraino, mi chiamò un giorno e mi disse: "Senti, io sono in un bellissimo castello, il castello Krotsky, a 80 km da Kiev, dove mi hanno chiamato per girare un video promozionale". Ed era vestito tutto in questo castello bellissimo medievale, vestito da giullare. Cioè, ma sei sempre un giullare? Sì, devo fare il giullare del re. Sei veramente un giullare del re, ho detto. E lì con la mamma abbiamo cominciato a ribatterci un po' delle note ed è uscito un brano carino, che non è un brano, non si può pensare un pezzo, però è uno scherzo che ci ha divertiti tantissimo. E con noi ci ha accompagnati anche Manu col suo mandolino, che Manu entra sempre dappertutto ed è un grande amico ed è presente anche alla corte del re. Thank you.
siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questo ennesimo concerto. Quest'anno ho vissuto un'annata intensa, ho fatto tanti concerti. Il più che vuol dire, papà mi guarda sotto, ho tolto tanto spazio alla farmacia. Però mi sono divertito tanto. A 60 anni posso permettere di pensare anche un pochino, ma ci sta. E ho suonato in parecchi posti belli, magici, storici del cuore. Non mi va di trovarmi in mezzo alla gente, alla confusione, dove piace stare magari anche a me a sorseggiare e ascoltare un po' di musica, ma non riesco con questo strumento a trovarmi dall'altra parte e a suonare mentre la gente è distratta. Quindi ho preferito selezionare un po' di posti carini e posso dire che alla fine ci è andata bene. Ho suonato nelle saline dell'Isola Lunga, sull'Isola Lunga, nelle Vasche di Sale. Ho suonato sul mulino dello Stagnone, senza pubblico, da solo. Poi man mano che saliva qualche turista restava incantato e si divertiva. Ho suonato alle saline Genna, è stato un divertente concerto pure con i musicanti. All'isola di Santa Maria per il solstizio d'estate, molto suggestivo, e poi anche nelle cave di tufo che abbiamo nel nostro territorio a 35 metri sottoterra, illuminato nel buio del tufo, illuminato da 100 e 100 candele, o salendo più su ai 3000 metri delle Dolomiti, marmolata sul ghiacciaio, proprio sul ghiaccio, per una rassegna di suoni di montagna. Sempre luoghi magici che mi hanno trasmesso emozione, al pari di quelli della nostra storia. Suonato sotto la nave punica, ai piedi della nave, sotto la chiglia, mentre sentivo i rematori fenici che mi facevano io andavo al ritmo dei rematori, per uno splendido concerto nel giardino storico del parco insieme all'associazione Amici del Parco, molto suggestiva, e non finirò mai di ringraziare la presidentessa che ho visto qui, Violetta, grazie sempre. È stato anche quello molto suggestivo con questa formazione, al convento del Carmine, al castello di Venere con lui, o alle Alpe al Marettimo, alle Case Romane, alle chiesetta bizantina, suggestiva e lacrime. Ma forse quello che mi ha dato più emozione è stata con Filippo, in un luogo dove avevamo alle spalle 2600 anni di storia, veramente. Avevamo al parco di Selinunte le possenti colonne del tempio di Era, che dove c'erano una volta i sommi sacerdoti, ora eravamo noi lì che suonavamo. E ogni tanto io, mentre suonavo, illuminato dai raggi laser, ti ricordi? Mi giravo, guardavo le colonne e mi emozionavo. Lui non più girare, non piangere, suona! È stato molto emozionante, devo dire. Suonare nella storia è emozionante. E poi suonare accanto a questo simbolo della nave punica, fra le botti di famiglia, posso dire, non posso fare altro che ringraziare veramente la famiglia Pellegrino. Grazie Paolo, Pietro e tutti quanti. Grazie veramente. Insomma, quest'estate sono soddisfatto veramente. Dopo qua veramente non so dove potrei andare a suonare. L'ultimo brano, il penultimo in realtà. Questo brano è scritto da un bravissimo concertista di messicano che mi ha regalato, mi ha detto suonalo soltanto se il violoncellista è un violoncellista. Gliel'ho fatto ascoltare e ho detto mi è bastato questo vuol dire che non si dialoghi, e in effetti noi dialoghiamo.
L'ultimo brano. L'ultimo brano nasce in un modo carino. Da anni conosco una cantante famosa nel mondo con cui si è creato un rapporto, un dolcissimo rapporto musicale di simpatia. E ogni volta che viene a suonare da queste parti in Sicilia occidentale mi chiama, ci vado e beviamo insieme qualcosa, mi invita a colazione, la mattina alle 7 fa colazione, mi invita a pranzo, è meglio. E una volta mi è andato con in barca a Favignana. Questa cantante era grandissima cantante che ha avuto l'onore di cantare alla Casa Bianca, al Vaticano, davanti a più papi, ha scritto pure canzoni meravigliose, ha cantato. Questa cantante è la cantante israeliana Noah, che tutti conosciamo. E Noah mi invita ogni tanto, è l'ultima volta che è successo, lo scorso anno, a Erice, per il suo concerto, mi ha detto: Piero, vieni, mangiamo insieme e poi se ne andiamo un po'. Noah mi dice: suoniamo. Finché mangiamo, mangiamo, e finché mi ci suoniamo un pochino. Io porto il mio pan, che ne ha scoperto che suonavo, e dopo pranzo abbiamo strimpellato un pochino qualcosa. Si è preso in mano il mio pan, abbiamo suonato a quattro mani in un duetto molto divertente, lei gorgheggiava come fa a suo solito, la conoscete tutti, e basta, è finita così la cosa. Nel pomeriggio mi chiede: ma ti dispiace se ti chiedo di aprire il mio concerto stasera? Io, aprire il concerto di Noah? E dice: va bene, ci provo. E devo dire che è stato molto suggestivo, molto carino ricevere gli applausi di Noah e del pubblico. E poi le ho chiesto: ma ti dispiace se inserisco questo brano, questo tuo gorgheggiare, perché alla fine non abbiamo registrato più di tanto, pochi secondi, neanche un minuto. E assolutamente sì, se per il progetto della bambina fallo, hai la mia voce, hai il mio suonare con te, porta avanti questo progetto perché è un progetto valido e ti prego fa che veramente vada in porto. E io queste parole le estendo pure a voi, ricordandovi che se vi va di ascoltare la musica, se vi è piaciuta o se non vi è piaciuta e volete dare una mano a questa bimba, lì c'è quei cd che non sono dei cd, sono dei mattoncini, guardatela così, non sono dei cd miei, sono dei mattoncini che andranno a creare uno dopo l'altro la capanna, la nuova capanna di Noah, e che avrà un seguito. Vi prego di seguirmi sulla pagina o Fratelli della Costa, Tavola di Mozia, o Pan Peter and Pan, perché lì seguirete tutto il percorso, dai vari concerti, la raccolta e fino all'edificazione della capanna. Quindi è un progetto che, se Noah mi ha detto sì e se la Pellegrino mi ha detto sì, vuol dire che tra l'altro la Pellegrino sono stati in mezzo, mi hanno pure prodotto l'album, sono stati dolcissimi. Queste quattro note però le ho prese, non potevo farne niente perché erano quattro note, però mi sono affidato, le ho lasciate a Filippo che in una notte ha creato quello che ascolterete voi, unendo notte, musica, fantasia, ci abbiamo poi registrato sopra, ci abbiamo pensato, ci siamo capovolti su queste note e ne abbiamo fatto un percorso di ricordo di quell'incontro e l'idea che Noah è con noi e soprattutto con Jesse. Non avevamo qui Noah, quindi ci siamo permessi di mettere la base.
questo siamo giunti veramente al termine, era l'ultimo brano di questa, grande avventura vissuta attorno alla musica, ripeto, in questo luogo magico, protetti dai profumi e dai sentori, ma soprattutto protetti da Hippo Sax. Chi è Hippo Sax? Hippo Sax è questa fantastica opera che non è un quadro così messo a casaccio. È un'opera che ci ha seguiti lungo tutto il percorso, perché Filippo è figlio di Momo Caracciuletta, un grandissimo artista siciliano che ha dipinto veramente magie, l'ironia del disincanto proprio, e tutte le opere che ha a casa lui ci raccontano mentre suoniamo, soprattutto questo che è proprio nella stanza dove noi proviamo. Quindi questa cavalcata trionfale verso la vita, verso la musica, è una presenza di Momo che ci accompagna sempre, che accompagna lui, che accompagna noi, che accompagna anche la dolcezza della moglie, Enza Lorricella, attenzione, non è una persona qualsiasi, è una donna che ha suonato sul palco.